Si intitola L'olio dell'Unità d'Italia, il progetto esclusivo lanciato dall'Associazione Olea che sarà presentato nella giornata conclusiva di domenica 28 novembre della 23esima edizione di Sapori e Aromi d'Autunno, la manifestazione enogastronomica in programma al Codman di Rosciano. L'iniziativa L'olio dell'Unità d'Italia rientra nei festeggiamenti per il 150esimo anniversario dell'Unità. Per l'occasione l'Associazione Olea realizzerà un'etichetta che sia in grado di unire nella sua veste grafica la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia con la qualità della produzione nazionale. A margine del concorso L'Oro d'Italia, giunto alla sua seconda edizione, sarà selezionata una miscela speciale in grado di rappresentare il meglio della produzione di olio extravergine di oliva made in Italy. L'olio dell'Unità d'Italia sarà prodotto in edizione limitata e approderà nelle tavole più prestigiose della penisola. Sempre nella giornata di domenica 28 novembre, i circa 80 espositori del Codma di Rosciano continueranno a proporre ai visitatori della manifestazione i loro prodotti a chilometro zero. Da quanti anni partecipa a Sapori e Aromi d'Autunno? Circa 8 anni. Che tipo di prodotti propone ai visitatori della mostra? Abbiamo una vasta gamma di marmellate, ce ne abbiamo 87 varietà. Non mettiamo nessun tipo di conservante e non molti zuccheri, proprio artigianale come si faceva una volta. La frutta sciroppata, raccolta e trasformata in giornata, pesche sbucciate a mano. Ci abbiamo anche delle marmellate ricche di vitamine C, soprattutto la rosa canina, che si abbina bene con i formaggi stagionati, e a mangiarla al mattino è curativa, preventiva per tutto l'apparato respiratorio. Questo lo vediamo anche sui libri. Qual è la marmellata più gustosa, quella più particolare? Quella al peperoncino, perché è strana, si abbina bene sui formaggi freschi, ricotta, panna cotta, sul gelato. Tante persone fanno impressione, ma quando l'assaggia e la prova ritornano a comprarla. Da quanti anni partecipo a Sapori e Aromi d'Autunno? Partecipo dalla prima edizione. Quali prodotti propone ai consumatori? Prodotti al tartufo e le varie salse, in più il tartufo fresco di stagione. Ricercato nelle nostre zone? Sì, solo tartufo di acqualagna, proprio per eccellenza. Anche altre proposte particolari, gustose? Sì, perché la mia azienda, al di là che raccogliamo il tartufo tutti i giorni, prepariamo anche in azienda tutti i prodotti inerenti al tartufo. Qual è il prodotto più apprezzato ai visitatori di Sapori e Aromi? Quest'anno sto notando che il tartufo fresco è molto apprezzato, visto anche il prezzo, perché essendo un anno molto buono come raccolta, i fanesi lo accettano volentieri il tartufo. Qui a Sapori e Aromi portate i vostri salumi, che hanno ricevuto anche un premio molto prestigioso. Io sono decenni che mi interesso di salumi, sempre a Calcinelli, però siccome siamo fatti di quello che mangiamo, ho pensato che sarebbe ora di cambiare rotta. Non ho pensato solo a fare salumi con il gusto, ma anche con la sostanza, con la qualità. Ci hanno detto che avremmo potuto andare ad una gara a Cremona. Ci siamo andati con poche speranze, perché lassù è la patria dei salumieri, però con molta sorpresa abbiamo vinto il primo premio per quanto riguarda i salami di Fabriano e Ardellati, e il secondo premio per quanto riguarda l'altro salame. Siccome abbiamo presentato due salami, la cosa è stata di una soddisfazione enorme. Vino, olio, la ditta Speranzini propone una vasta gamma di prodotti qui a Sapori e Aromi d'Autunno. Sì, noi siamo un'azienda agricola a conduzione familiare, vendiamo i nostri prodotti non solo in azienda, in più abbiamo un punto vendita più a Fano, dove abbiamo i nostri prodotti e anche dei prodotti tipici marchigiani, come vedete, dai salumi, formaggi, tutte le nostre delizie che abbiamo nelle Marche. Qual è il vino più apprezzato dai visitatori di Sapori e Aromi d'Autunno? È un IGT di Montepulciano che si chiama Imperatore, è un vino adatto a carni rosse, carni un po' forti. E quali sono le caratteristiche del vostro olio extravergine di oliva? Le tipiche caratteristiche che abbiamo nelle Marche, dal profumo di mandorla, l'amaro, il piccante, tutte queste cose qui sono oli eccezionali. Ecco. Borgo Pace porta qui a Sapori e Aromi d'Autunno una delle sue eccellenze, la patata rossa di Sompiano. Sicuramente, tra le nostre eccellenze, come diceva lei, appunto c'è questa patata rossa di Sompiano che ormai da circa 10 anni è diventato il prodotto tipico che contraddistingue il nostro comune, insieme con il carbone e la carbonella, che è un'altra tradizione che continuiamo a portare avanti a Borgo Pace grazie all'attività
comunità di carbonai anziani, ma anche di qualche giovane che si sta avvicinando a questa arte, che quindi ci permette di far conoscere le peculiarità del nostro territorio rurale. C'è un prodotto in assaggio qui alla fiera che unisce patata rossa e carbonella. Esatto, il crostolo, che poi vi faremo vedere, appunto è questo impasto di patata rossa di Sompiano con formaggio e con salsiccia rigorosamente del luogo, che viene cotta proprio sulla carbonella di Borgo Pace, e quindi per questo racchiude un po' tutti quelli che sono i sapori e i profumi del nostro comune. Da quanti anni partecipate a Sapore Rome d'autunno? Sono 5 anni che veniamo qua a Fano e siamo molto contenti di esserci tutti gli anni, e sicuramente sta diventando per noi un appuntamento importante, quasi comunale possiamo dire, perché il fatto di avere un connubio tra la costa e l'entroterra è una cosa molto importante per noi, e tanto più come un comune come quello di Fano, con il quale abbiamo avuto sempre un'amicizia particolare grazie ai fanesi che scelgono il nostro territorio per passare le vacanze e anche qualche fine settimana. È 23 anni che siamo in questo settore, è la prima manifestazione che io ho fatto da quando ho iniziato questo lavoro. Noi come proposte ai nostri clienti diamo prodotti della zona, fatti da piccole aziende, da piccoli produttori che credono nel valore sia del biologico sia del prodotto casareccio, perché non è che vendiamo solo il tartufo, vendiamo anche, come dire, le tagliatelle al tartufo, oppure la visciola o il formaggio di fossa. Il nostro punto di forza è il tartufo, perché lo raccogliamo solo qui nella nostra zona,